Siamo lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, per me motivo di grandissima gioia e di una certa emozione poter con voi vivere quest'anno, per me per la prima volta, festa legata alla patrona di San Donato, con tutta quanta la storia che rievocheremo in questi giorni e che è legata proprio a questo territorio, che tutti sapete meglio di me, che era il Duca di Sermoneto, insomma, a campeggiare la memorabile flotta che inizia la battaglia di Lepanto. E quindi presumo, immagino che per tutti voi sia un momento molto molto sentito e molto forte. Per me vi assicuro che lo è, da quando sono arrivato che attendevo di vivere questo momento molto molto particolare legato alla vita della nostra comunità. Le letture di questa sera, il Signore ci perdonerà se vi diamo una scorsa a volo di gabbiano, però dobbiamo parlare della nostra cara regina, ci ricordano una cosa molto semplice, poi la riprenderemo probabilmente nella seconda parte della meditazione. Vedete, Dio ci ha dato a tutti una vigna, l'abbiamo già visto nelle settimane scorse, la vigna è la nostra anima, d'accordo? Lui vorrebbe darci di tutto, vorrebbe prendersene cura, vorrebbe semplicemente che gli aprissimo la porta e dicessimo: vai, tranquillo, ecco, mi hai dato quest'anima, dammi tutte le grazie, facci tutti quanti i lavoretti, io collaboro con te e quando sono morto ti restituirò una vigna spettacolare, con un vino più buono che esiste, capite il senso della metafora? Il problema è che molte volte, ahimè, ci si trova dinanzi, e si trova dinanzi il nostro Signore, a una vigna un po' inselvatichita e dice queste parole: ma perché mentre mi attendevo che producesse uva ha fatto uva selvatica? E che cosa dovevo fare alla mia vigna che io non abbia fatto? E qui abbiamo la Madonna delle Vittorie, di cui tra poco parleremo, che ha fatto anche dei miracoli, attestati, d'accordo? Per cui noi non possiamo dire che la Madonna non esiste, sono attestate. Cioè, questa Madonna qui, in 4 mesi, ha compiuto dei gesti esteriormente visibili. È la cronaca, è la storia. Ci abbiamo dietro l'altare uno dei più bei crocifissi che abbia mai visto. Sapete che il crocifisso è l'attestato supremo dell'amore di Gesù, capite? Cosa poteva fare Dio più che farsi uomo, condividere la nostra realtà e prendersi su di sé tutti quanti i mali che noi ci dovremmo prendere per la nostra salvezza? Cos'altro? Nella liturgia del Venerdì Santo, che è molto bella, c'è proprio un santo che dice: popolo mio, dimmi un po', che altro avrei dovuto fare e non ho fatto? Diciamo il nostro Signore, che altro vuoi? Eppure c'è questo mistero. A volte l'uomo non si lascia curare da Dio, si chiude alla grazia di Dio e quindi si auto, diciamo così, esclude dalla salvezza. Voi sapete che la Chiesa ha sempre insegnato, adesso lo vedremo tra poco, che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi, Dio, ma purtroppo non tutti gli uomini si salvano, non per difetto da parte di Dio, ma per difetto da parte nostra. Perché come diceva il buon Sant'Agostino, Dio che ti ha creato senza di te, non ti salverà senza di te, cioè senza che tu accogli la sua salvezza, collabori e cooperi con lui. Lo dice: non ci si salva a dispetto dei santi, questo non c'è e non c'è mai stato. Veniamo alla festa di oggi. Non vi faccio veramente, non tolgo assolutamente il lavoro ai nostri carissimi fratelli e sorelle, che ringrazio già a priori per la preparazione, per tutto il lavoro che c'è dietro questi giorni e quello che sarà in questi giorni, tutti coloro che hanno collaborato, l'amministrazione, tutti, nessuna scusa. Quindi poi ci diranno i banditori vari, i vari momenti, che cosa è successo esattamente. Sappiamo tutti quanti però che durante la battaglia di Lepanto, il 7 ottobre 1571, la flotta cristiana respinse l'invasione dell'impero ottomano e San Pio V attribuì questo fatto all'intercessione della Madonna e soprattutto alla potenza della preghiera del Rosario, che proprio qualche tempo prima, sapete che il Rosario fu rivelato dalla Madonna in persona a San Domenico visse nel XIII secolo. Dopo la missione di San Domenico, una sua certa diffusione nella Chiesa, il Rosario andò in decadenza, quindi perché al diavolo mi sta un po' antipatico, quindi ha cercato di seppellirlo subito. Quindi dopo la decadenza ci fu un altro grande beato del
della seconda parte del Medioevo, vissuto nel XV secolo, sempre domenicano, che fu il beato Arno della Lupe che riprese il rosario, lo diffuse nella chiesa. Da quel momento cominciarono le approvazioni dei padri e delle altre autorità e la diffusione del rosario nella chiesa cattolica, e San Pio V attribuì a questo la vittoria. Noi adesso dobbiamo fare uno sforzo storico, d'accordo? Perché oggi siamo in un clima culturale differente, no? Però siccome esistono ancora gli estremisti islamici, ecco, tutti quanti conosciamo l'ISIS, purtroppo, a quei tempi erano tutti così. Quindi se l'impero ottomano avesse vinto la battaglia di Lepanto, avrebbero invaso l'Europa e poi avrebbero messo una sciabola davanti alla testa. O tu rinneghi Gesù Cristo e dici via momento ti taglio la testa. Quindi sarebbe stata la fine del cristianesimo in Europa. Questa è una cosa gravissima. Voi sapete, questo principio è assolutamente totalmente inaccettabile ed è ancor più inaccettabile per noi. Perché la fede e la salvezza, anche per noi, non si impone a nessuno, ma si propone. Perché oggi la Chiesa insiste, attenzione, sul dialogo interreligioso, non perché noi non crediamo che tutte le religioni sono uguali, perché noi crediamo che Gesù Cristo è il figlio di Dio, non possiamo dire non fa niente se tu credi che Gesù Cristo è il figlio di Dio oppure no, questo non è proprio possibile, d'accordo? Però che una persona riconosca Gesù Cristo come figlio di Dio e ci creda e chieda il battesimo è un atto che lascia la sua libertà, tu non lo puoi imporre a nessuno, lo puoi proporre, puoi dirgli guarda io ci credo per questo motivo, per quest'altro motivo, perché nella mia vita è successo questo, perché Gesù ha fatto questi segni, ha detto queste parole, ha operato questi miracoli. E dopo dice io non ci credo, voglio essere islamico. Benissimo, tu sei islamico, io ti rispetto, tu mi rispetti, ma non dobbiamo farci la seconda guerra mondiale, perché non dobbiamo imporci niente a nessuno reciprocamente, troviamo dei modi e delle forme di collaborare a prescindere dalla religione. Questo è il senso del dialogo interreligioso e questo noi dobbiamo curarlo, questo è l'autentico senso del dialogo interreligioso. Però a quei tempi non era così. E allora perché è intervenuta la Madonna? Alla Madonna non piacciono le guerre, adesso capite, così come a Dio non piacciono le guerre. La guerra non è una cosa che piace a Dio, d'accordo? Però capisci? Di fronte a una cosa del genere, cioè un'aggressione che se non ti difendi comporta un patatrac del genere, diventa, come dire, capite, un male inevitabile, mi devo difendere per forza, capite? E allora in questo caso si può invocare l'aiuto del cielo e l'aiuto del cielo può scendere come di fatto è sceso. Quindi la storia di questa festa nasce dalla battaglia di Lepanto e quindi anticamente, fino alla riforma liturgica, il 7 ottobre si chiamava Festa della Madonna delle Vittorie. Ecco perché si chiama così. Perché? Perché San Pio V attribuì alla potenza del rosario la vittoria della battaglia di Lepanto. Dopo la riforma liturgica, assai opportunamente, la festa di oggi si chiama la festa della Madonna del Santo Rosario. La cosa migliore è metterci tutte e due, perché il Santo Rosario è collegato alla vittoria e non solo, con tutto il rispetto ovviamente e con tutta la gioia per aver vinto la battaglia di Lepanto, alle battaglie militari, d'accordo? Che quelle la Madonna le difende, a Roma si dice ho torto corpo, d'accordo? Perché è una necessità per impedire un grave danno. Ma la Madonna, come abbiamo visto nel giro di questi giorni, interviene nella difesa di battaglie ben più importanti e ben più a cuore che stanno a lei, che sono le battaglie spirituali, d'accordo? Ecco, soprattutto quella contro i nemici della nostra salvezza. Qui entriamo un pochettino. Guardate, la prima cosa, che il diavolo, che è il nemico numero uno da combattere, fa, questo ricordatelo sempre, in greco diabolos significa colui che divide, quello che ci mette l'uno contro l'altro. La fede divina e cattolica, il Vangelo, nel Vangelo Gesù ha lasciato scritte queste parole e le ha dette: vi do un comandamento nuovo che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. State attenti, poi ha aggiunto, da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri, solo da questo. Quindi dice, non è importante venire a messa la domenica? Sì, ma è
importanti, dopo essere venuto a messa, dove si celebra l'amore di Dio, perché tra poco viene rinnovato il sacrificio della costruzione, l'amore lo porti fuori, perché se uscito fuori dalla messa tu semi di zizzania e ti metti uno contro l'altro anche nella nostra piccola comunità, semplicemente parlando male, io parlo male di chiunque sia, non funziona, non va. Questa è una delle prime battaglie che si devono combattere, perché dove non c'è carità e amore, Dio non c'è mai e c'è sempre il suo nemico. Io vi prego veramente da sacerdote, da parroco, di porre la massima attenzione a questo. L'ho già detto in una predica recente, il vescovo di Latina ha convocato recentemente in un'assemblea e ha detto queste cose. Noi restiamo sempre a lamentare che in chiesa viene poca gente, ma siamo sicuri che chi viene in chiesa trova una comunità, non una cozzaglia di persone che stanno assistendo ad un rito, guardando l'orologio e sperando che finisca il più presto possibile perché ho pagato la tassa col Padre Eterno e mi sono stufato? Troviamo questo quando entriamo in chiesa? Troviamo persone dal viso disteso che quando si scambiano il segno della grazia e della pace ci guardano con un occhio sereno, che ti do uno sguardo per dirti quando ti voglio bene, oppure magari non mi giro troppo perché se vedo quello che mi sta attivato io in chiesa mi do che giriamo dall'altra parte. Io non dico che sono successe queste cose, sto facendo degli esempi tanto per farci capire. Questo è un punto fondamentale, importantissimo, e all'interno di una piccola comunità, di una comunità a forte tradizione come la nostra, questo punto a mio avviso è importantissimo. Io l'ho colto immediatamente, adesso non hanno questo qui, ed è un punto su cui occorre lavorare, e noi come comunità ecclesiale, diciamo un po' più attiva, dovremmo essere il fermento. Abbiamo un Papa che sta in continuazione a dire bisogna costruire i ponti e non alzare i muri. Alzare un muro non è soltanto che tu fai un muro a un confine di un territorio perché dal Messico non devono passare negli Stati Uniti, d'accordo? Questo è lontano, non ci importa tanto. Alzare un muro è anche mettere una barriera, è anche mettere un giudizio, è anche mettere un muro tra me e un'altra persona perché mi sta antipatica, perché non gli permetto neanche di esprimersi, perché la pensa diversamente da me perché ha fatto una cosa che non condivido. Queste sono le battaglie che vince la Madonna. Questa è una delle principali battaglie che la Madonna vince. Qual è l'arma? L'arma è il rosario. Voi sapete che la regina delle vittorie, Padre Pio, ogni tanto si metteva la mano in tasca, io ce l'ho sempre in mano, quindi non ce l'ho in mano così, ce l'ho in mano perché mi piace averlo in mano, che mi sento protetto con il rosario in mano. Perché questo, soltanto a guardarlo, i nostri nemici della nostra salvezza già scappano. Soltanto se te lo vedono in mano, già è da fastidio. Se metteva la mano in tasca e diceva devo prendere l'arma, dice un padre più dalla tasca tira fuori la pistola. E una volta stava male e chiese a un suo confratello, dice piame l'arma. Piame l'arma. L'arma, dice, ma che cosa? Guarda che sta dentro la saccoccia dell'abito, via l'arma. Fuori tutto, dice guarda, qua dentro c'è sta il fazzoletto, c'è sta la moneta e c'è sta la corona del rosario. E beh, quella che è, come la chiami? Sapete, il padre Pio ogni tanto si arrabbiamo. Perché il rosario è la preghiera più semplice, lo sapete pure un bambino, perché il padre nostro in lo sappiamo tutti quanti, ma è la preghiera più potente perché invoca la creatura più santa che Dio abbia creato, è la rappresentante dell'umanità così come Dio avrebbe voluto che fosse. La Madonna è l'unica che è senza peccato. Ricordate che tutti quelli che hanno visto la Madonna ti dicono soltanto una cosa, cioè se c'è un sostantivo che esprime la Madonna è l'amore fatto persona. Lei non conosce altro, capito? Amore infinito verso Dio, che è l'unica che lo ha amato come deve essere amato, ma amore che si riverbera verso tutti quanti i suoi figli. La bontà, l'amore e la misericordia che c'è la Madonna sono infinite. E quindi a chiunque la invoca, lei concede ogni tipo di grazia. Infatti, l'ha detto, chi prega il rosario e confida, io gli prometto, gli darò aiuto in ogni cosa, comprese guerre, catastrofi naturali e cataclismi. Ci abbiamo paura del terremoto? Chi è che ha paura del terremoto e chi è il rosario dice il rosario oggi?
siamo tutti avanti a fare i sismografi, le cose, i rilievi, rifacciamo le distanze, tante sismiche, perché da bisogna fare queste cose, d'accordo? Non è che bisogna, non bisogna fare, d'accordo? Perché se fai le città non antisismiche, ti viene il terremoto, crolla tutto. Ma la prima cosa è sempre la preghiera. Poi è uscito un post su Facebook, no, hanno scritto un commento sul mio blog e mi dicono, ma è quello là, c'era un articolo sul Rosario. Una volta quando non c'era la televisione, la sera la famiglia si diceva Rosario, ma oggi è diventato un po' più complicato. Sarà vero o non sarà vero? Ottobre è diventato il mese del Rosario per questa festa. Io vi dico, per me non esiste preghiera più bella del Rosario. È stupendo, bellissimo. È veramente il movimento del labbro di un bambino che si mette nelle mani della madre. Vi invito a recitarlo, cercheremo di recitarlo sempre più insieme. Lo faremo, senz'altro. I papi, tutti, da Leone XIII, questo è il Papa del Rosario, a Papa Francesco, tutti quanti ricorderete, c'è una sua lezione che ha fatto. Diciamo insieme un'Ave Maria, diciamo insieme un'Ave Maria. In pochi sanno, voi sapete che il Papa quando parte da un viaggio, se ne va da qualche parte, passa per Santa Maria Maggiore, questo non sa quasi nessuno, eh? Prima passa a pregare la Madonna che l'accompagna in un viaggio, e poi quando torna, ripassa ringraziando, sempre, capite? Perché tutti quanti i papi hanno fatto a gara nel omaggiare la grandezza di questa creatura, che non toglie nulla al nostro Signore, ma è un canale preferenziale, privilegiato per trovare un numero. Bene, faremo sicuramente due grandi giorni vissuti esattamente insieme, dopo vi dirò alcune cose prima di finire la messa che riguardano la processione. Ringraziamo la Madonna e invito tutti quanti, invitiamoci tutti a riscoprire la bellezza e la potenza del Santo Rosario, che più e meglio si dice e più grazie arriverà a noi e a tutti, i primi sui nostri cari, e a chiunque noi chiediamo alla Madonna di intercedere attraverso questa splendida preghiera. Siano lodati Gesù e Maria.